Compleanno dolce e amaro per la conduttrice della Prova del Cuoco. Stamane su Rai 1 è andata una nuova puntata della Prova del Cuoco. Un appuntamento all'insegna dei festeggiamenti non solo per via del Natale ma anche perché oggi Elisa Isoardi ha compiuto 36 anni. Ovviamente la conduttrice è stata accolta dal pubblico in maniera festosa, ma la donna, però, si è ritrovata ad affrontare una battuta di poco gusto fatta dall'ospite di turno. Claudio Lippi e la battutaccia alla Prova del Cuoco rivolta ad Elisa Isoardi. Nella puntata odierna della Prova del Cuoco, il giudice e cuoco per un giorno era Claudio Lippi. Quest'ultimo prima ha salutato Elisa Isoardi dal tradizionale citofono e successivamente l'ha raggiunta in studio. La conduttrice qualche minuto prima aveva utilizzato la cipolla per una ricetta. Quindi, l'ospite ignaro di tutto, appena si è avvicinato all'ex compagna di Matteo Salvini si è lasciato sfuggire questa frase. Ora capisco perché te li sei giocati tutti. Sicuramente Lippi si sarebbe riferito ai numerosi addii dei precedenti protagonisti della Prova del Cuoco. Ad esempio Sergio Barzetti, che in una recente intervista ha dichiarato di essere stato cacciato fuori dal cooking show di Rai 1. Ma anche Andrea Lo Cicero che, dopo aver ricoperto il ruolo di co-conduttore, è stato declassato solo ad inviato per servizi esterni. Claudio Lippi e il regalo ad Elisa Isoardi. Dopo essere entrato nello studio della Prova del Cuoco, Claudio Lippi si è anche scusato con la padrona di casa per non averle fatto prima gli auguri di buon compleanno. L'artista che lo scorso anno ha lavorato a Domenica in con le sorelle Parodi, però, ha trovato modo di farsi perdonare da Elisa Isoardi. In che modo? L'uomo le ha portato un dono, caramelle alla menta contro l'alito cattivo per via della cipolla. Un regalo molto apprezzato dalla diretta interessata che ha ironizzato sulla vicenda.